Ciao ragazzi, bentornati sul canale, bentornata a me. Ci voleva questo fermo stiamo a casa per mettermi a registrare dei video e spolverare questo canale. Inizierei proprio in tema di spolverare, buttare cose varie con un video pieno di prodotti finiti. Come potete vedere, ok, è tutto pieno perché io in questi mesi comunque, anche se non ho registrato video, non vi ho fatto vedere cose che avevo terminato, le ho terminate. Allora, ho cercato di metterle un po' per ordine, ho un tavolino dove poggiare tutto, iniziamo, mettiamoci comode, partiamo dalla skincare. Allora, skincare, detergenti, 3, 4. Allora, il mio detergente preferito degli ultimi mesi è questo qui di Freshly Cosmetics, ve ne avevo parlato anche in un video skincare routine, questo è il mio terzo. Sì, terzo, ed è il Rose Quartz Facial Cleanser, un detergente senza sapone ma con saponine, quindi adattissimo a tutti i tipi di pelle, perfetto per la pelle mista perché è anche un'azione che a lungo andare va a aiutare i nostri pori dilatati. Mi è piaciuto, mi sono trovata molto bene. Non mi è piaciuto invece di Kiehl's il Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Io della linea La Calendula amo il tonico tantissimo da anni e comunque mi piace sempre, ma il detergente no, ho fatto fatica a finirlo, non è neanche finito tutto, sono arrivata qui ma ormai abbiamo superato i 12 mesi dall'apertura e quindi lo buttiamo. Non mi è piaciuto in tutto, sia come texture che come effetto sulla pelle, insomma non mi ha entusiasmato. Poi ho il gelé d'huile de maquillage di Jouer, anche di questo vi avevo già parlato. Praticamente questo è un olio struccante, è un gel che a contatto con il calore della pelle, loro fanno come gli pare, le zampette se le sentite sapete di chi sono, dicevo che è un gel che a contatto col calore della pelle diventa un olio, quindi va a struccare tutto il viso, inumidite le mani, rimassaggiate tutto, diventa un latte, poi lo rimuovete e passate alla seconda detersione. Questo mi è piaciuto tanto, molto, mi è piaciuto molto, devo dire, sì. Ne usavo un altro prima di Darfen, che ha, cioè, Darfen costa così, Jouer costa così e ha lo stesso livello, quindi fate un po' voi. Un altro prodotto di Jouer, ne ho finiti tanti perché avevo proprio una skincare quasi completa con i loro prodotti, è la creme gomma oxygenant. Allora, questo è una sorta di scrub. Perché dico una sorta di scrub? Perché in realtà è proprio una creme gommante. È un'emulsione, quindi una crema, con delle micro particelle esfolianti, quindi parliamo di un'esfoliazione meccanica, che a contatto appunto sulla nostra pelle vanno ad avere un'azione scrubbante, diciamo così. Molto più delicata, per una pelle sensibile va benissimo, per una pelle mista, una pelle normale, una pelle comunque un po' più spessa può essere usata anche 2-3 volte a settimana. Mi è piaciuta, sì, però non la ricomprerei. Non la ricomprerei perché sono un po' in fissa con l'esfoliazione chimica in questo periodo, quindi non riandrei su un prodotto così. Poi, acqua micellare di Freshly, questa è la green, no scusate, sì, acqua micellare Fresh Green con mela verde, piaciuta molto, ne ho finite 2 di queste, va shakerato, vanno agitati i prodotti di Freshly, quasi tutti. Me ne sono accorta usandoli, va appunto agitata, io ci struccavo bene anche gli occhi tranquillamente e mi è piaciuto, appunto ne ho usate 2, quindi è un prodotto che mi è piaciuto. Parliamo di struccanti occhi, allora, no, Feel Free è un brand che io ho trovato da OVS, eco certificato, Cosmos Natural Special Waterproof Instant Duo Makeup Remover con lavanda, no, fiori, acqua di fiori di lavanda, olio di jojoba, una puzza, non è una puzza perché poi ci sarà un prodotto puzzolente, quindi questo non puzza ma ha un odore che non mi piace, si struccava anche bene, però proprio quell'odore sul dischetto di cotone che mi entrava a contatto con gli occhi io non ce la potevo fare, preferisco che non sappiano di niente. Invece parliamo di una scoperta, questa scoperta io l'ho fatta grazie ad una ragazza
che me l'ha consigliato in direct su Instagram, mi ha detto: Fede, prova questo struccante occhi perché ti piacerà. Sono al secondo, finito, ed è lo struccante occhi bifasico della linea autoctona di Douglas, quindi la linea proprio Douglas. Si chiama Gentle Makeup Remover, occhi e labbra, è un prodotto bifasico. Io prendo la confezione da 125, che è questa, perché quando vado, so che ce n'è anche una più grande, ma quando ogni volta che sono andata a prenderlo non c'era. Comunque questo è il mio secondo, ne ho finiti due, ne ho tenuto solo uno perché non aveva senso avere i doppioni. Buonissimo, ne sto usando anche un altro, mi piace, costa sui 5 euro, costa una fesseria. E forse, voi sapete che il mio struccante occhi bifasico preferito è quello di Clarins. Io però non l'ho ricomprato perché mi piace molto. Poi passiamo a un tonico, sì, tonico che usavo in abbinata con questi prodotti quando nei mesi in cui avevo la skincare routine freshly. E questo è il tonico viso purificante con lime. Va agitato, è spray, ma non ve lo. Ha un odore di lime fortissimo. Non ve lo vaporizzate sul viso, almeno io non lo posso vaporizzare sul viso perché mi aggredisce questo odore agrumato che io non amo molto, però comunque il prodotto mi piace, quindi l'ho utilizzato. Ho risolto così: lo agitavo, lo vaporizzavo sul dischetto di cotone e lo passavo come un normale tonico. E mi è piaciuto, ha un'azione anche un po' opacizzante, soprattutto nei mesi estivi o comunque quando fa un pochino più caldo, che la nostra pelle, soprattutto chi ha una pelle misto grassa, tende a lucidarsi di più. Quello la mattina è una manna dal cielo, lo usavo la mattina. Andiamo avanti. Facciamo le maschere? Facciamo le maschere. Allora, ho usato questa qui di Dr. Jarro ed è praticamente quella idratante, sì. Allora, a me queste maschere non fanno impazzire più di tanto perché sono un po' noiosette, cioè dovete mischiare, ma poi appiccica tutto. Sì, l'ho provata, carina, oddio, questo grandissimo, enorme potere idratante, però comunque l'ho usata, non la ricomprerei. Poi, contorno occhi, patch contorno occhi, attenzione, attenzione. Allora, io ho voluto cambiare e provare, invece di riprendere da OVS quelli della Pro S Beauty Pro, quelli azzurri che vi dico sempre, quelli sono i miei preferiti, i miei preferiti, i miei preferiti, ho preso questo di It's Skin, perché quelli non c'erano anche, ed è quello al collagene. No, non so, ok, così riesco a farvelo vedere perché c'è la luce che, ok, no. Invece ho trovato i miei patch contorno occhi preferiti, che forse hanno spodestato quelli di Beauty Pro, forse. Cioè, nel senso che sono interscambiabili per me, se non trovo uno prendo l'altro, e sono quelli di Garnier. Quelli di Garnier arancioni, che sono quelli antifatica con estratto di arancia e acido ialuronico. In ogni confezione ne trovate un paio, quindi una confezione per ogni applicazione. Costano, io li prendo dove li trovo generalmente, insomma, il prezzo è sempre quello di 1 euro qualcosa, meno di 2 euro a confezione, e mi piacciono, infatti ne ho una scorta. Poi, andando avanti con le maschere, una maschera da notte che io ho utilizzato regolarmente, mi è piaciuta molto, è una maschera di Jouer. Allora, tutti i prodotti che mi sono piaciuti ve li metto giù nell'info box, e se trovo un link per rimandarvi all'acquisto ve lo metto. I prodotti che non mi avete scritto vuol dire che sono quelli che io non vi consiglio. Facciamo così, perché è vero che abbiamo tanto tempo a casa, però semplifichiamoci la vita. Allora, questa vi dicevo che è la crema maschera idratante per tutti i tipi di pelle, una recovery mask, ed era quella uscita con la linea alla vitamina C. Mi è piaciuta, profumo buonissimo. Questa va applicata sopra tutta la skincare serale, quindi voi fate tutto quello che fate di solito, vi applicate tutta la vostra skincare e poi mettete uno strato di questa, la massaggiate e andate a letto. Non unge, non sporca, è perfetta. La mattina dopo avete questa pelle tutta luminosa, riposata, compatta, insomma, mi è piaciuta, l'ho finita. Poi, facciamo i sieri? Facciamo i sieri. Allora, Darphin Mela Perfect è un siero antimacchia. È un uniformante, va applicato mattina e sera su tutto il viso con la décolleté. Sì,
uniforma, carino, dato il prezzo io non lo ricomprerei, quindi neanche ve lo consiglio, però il suo lavoro lo fa a livello di uniformità del viso, chi ha soprattutto delle piccole discromie, macchioline solari, insomma il suo lavoro lo fa. Un altro siero invece che ho utilizzato e mi è piaciuto sempre quando avevo tutta la skincare Freshly è il loro siero Green Vitamin Concentrate Serum. Quindi è un siero antiossidante che accelera la riparazione cellulare. Ora, io l'ho finito, cioè sono riuscita a tirare fuori tutto quello che si tirava fuori con col dosatore a pompetta e mi è piaciuto. Anche qui abbiamo un odore che... Ci sono giorni in cui lo tollero di più e giorni in cui lo tollero di meno, però devo dire che è un siero che mi è piaciuto, cioè con una routine skincare, con tutti i prodotti studiati, quindi facendo lavorare gli attivi insieme, mi è piaciuto. Questo lo ricomprerei. Creme viso, sì, creme viso. Allora, 3. Iniziamo da Clinique Moisture Surge, questa è una crema idratante 24 ore, la versione gel crema, quindi più facile da assorbire per una pelle comunque da normale mista. Mi è piaciuta, è una crema che comunque quando mi trovo ad utilizzare utilizzo con piacere, perché è un'ottima anche base per il trucco, la conosco da tantissimi anni, non mi delude, la Moisture Surge vince sempre. Una crema che mi è piaciuta tantissimo è di Double B, la crema mani, ma attenzione perché come dice Sara, la founder di Double B, non è che c'è scritto crema mani, questa crema va utilizzata solo sulle mani, perché se andiamo a leggere gli ingredienti, qui abbiamo burro di karité, olio di crusca di riso, olio d'oliva, acido ialuronico, gel di aloe vera biologica, adatta quindi a pelli secche. Io l'ho utilizzata anche come crema viso, la utilizzavo come crema viso anche quando sono stata in vacanza, quindi questa me la mettevo sia sul corpo, braccio, eccetera, décolleté, e l'ho utilizzata anche come crema viso in un momento in cui questa era poco idratante e quindi utilizzavo questa. È finita, un profumo buonissimo tra l'altro, anche il pack mi piace, anche come crema mani comunque è ottima, poi io l'ho utilizzato in un altro modo, però è un'ottima crema mani. Crema viso, finito la mini taglia, ne ho una full size ed è la Cicaper di Dr. Jart, la Tiger Grass Creme Corrective Color Treatment, è praticamente quella cremina, vedete ce n'è un pochino, ok, verde, che una volta che voi andate a massaggiarla sul viso rilascia del pigmento che va a uniformare tutto l'incarnato. Allora, faccio un attimo una premessa. Negli ultimi mesi, secondo me l'età, ma la mia pelle è cambiata, è più sul normale che sul misto, e a volte andiamo proprio in questi mesi invernali, siamo andati proprio sul secco. Io questa non l'avevo mai più di tanto sopportata sul viso, nonostante l'effetto quindi uniformante mi piaceva molto, perché mi evitava di mettere il fondotinta e riuscivo a mettere solo un po' di correttore dove volevo un po' di coprenza, cipria, ciao, a posto tutto il giorno. In questi mesi l'ho amata, cioè se avete una pelle normale, a volte verso il secco vi può piacere tantissimo. Mi è piaciuta, infatti ho la full size, proprio il barattolo da 50 ml su. Filtri solari. Ah no, aspettate. Allora, parliamo di questa crema. Mesi fa mi inviarono questi prodotti di questo brand che si chiama Now Bay. Io sto usando il detergente in mousse che adoro e il tonico spray. Sto usando anche la maschera purificante. Quindi tutto quello che ho provato nella sfera detersione, quindi detergente, tonico e maschera, mi è piaciuto tantissimo. Tranne questo prodotto. Io non so se me l'hanno già inviato, andato a male, o se è capitato che il mio fosse sfortunato, magari questa cremina in mini taglia apparteneva a un lotto, boh, non lo so, non so che dirvi. Comunque fa sempre parte della linea Detox, che è una linea che loro hanno, ma quando finirò quei prodotti ve ne parlerò, ed è una crema leggera ossigenante. Io l'ho aperta, avevo sentito che aveva un odore non buono, l'ho messa sul viso, ragazzi, io vi giuro, io mi sono sentita male, cioè non lo apro perché mi provoca veramente, è andata rancido, cioè pensate a una cosa che puzza, brava. Mi sono dovuta lavare il viso e quindi l'ho cestinata direttamente perché non si poteva fare. Due creme solari. Allora, ho finito il filtro solare da città di Yves Rocher, questo fa parte della linea Elixir Jeunesse, che è quella linea di trattamento verde,
una linea anti-pollution, anti-age, molto completa. Avevano due filtri, il 30 e il 50, io quest'inverno ho finito il 30. Ha un odore un po' chimico, di skincare, proprio di solare, però più sul chimico che sul buono. Non rimane sulla pelle, è talmente leggera, è proprio un fluido che riuscite a fare la vostra skincare routine normale, applicare questo sopra e andarvi a truccare senza problemi, perché non altera proprio la percezione dei prodotti sulla pelle, quindi mi è piaciuto sia il 30 che il 50. Sempre una crema solare SPF 30 che non credo che produca più, penso che lì sino adesso ci sia solo la 50, però potrei sbagliarmi. È un solare di Double V Solare Viso SPF 30. Allora, questi prodotti solari hanno un profumo buonissimo, perché non esce, hanno proprio questo profumo di monoi molto buono. La consistenza è molto ricca, un po' impegnativa, ma in estate si usa tranquillamente. Io la porto sempre al mare perché sono sicura che la 50 uso in spiaggia, sono sicura che mi filtra tutto, anche perché è bella spessa come crema. La 30 invece l'ho usata come crema da giorno, perché comunque è una crema un po' più ricca, quando magari in quei giorni che avevo una crema, la pelle particolarmente secca, avevo bisogno di qualcosa in più, dato che univo il filtro alla crema ed è buonissima. Prodotti corpo che ho finito. Allora, buono. Detergente, shower gel, quindi bagno schiuma della linea Biolis Natura. Io questa linea la conosco perché la compro sempre o d'acqua, sapone, da Tigotà. Adesso ho visto che più o meno sta arrivando un po' in tutti i negozi di detersivi, igiene personale, eccetera. Io questo l'avevo usato tantissimi anni fa, mi ricorda sempre una vacanza che ho fatto, perché mi ero portata questa profumazione in vacanza, ed è il tè verde. Ogni volta che lo trovo io lo compro, è un detergente fresco, ha un profumo di tè verde buonissimo. Un profumo di... secondo me il tè verde deve profumare solo così. E quindi quando lo compro, quando lo trovo lo compro e poi lo uso. Vabbè, alto là il sudore. Due deodoranti, vabbè, questo è il classico, cioè io lo consiglio a tutti, veramente. Fate un bene all'umanità se usate, se avete una sudorazione molto forte e molto, insomma, sudate tanto, questo Licia Tappo Blu lo uso dalla mia pubertà, credo. Non mi ha mai deluso. Poi cambio, ne provo altri, faccio uno stop, poi però torno sempre lì. E ho provato anche questo qui di Dr. Organic, e al tea tree fresh. Allora, ha un odore di fresco e di tea tree proprio, che lo sopportate, io lo sopporto solo in estate, senza alluminio, SLS, senza parabeni, senza alcol, no pore clogging, roll on, io preferisco i roll on. Sì, devo dire che ha fatto il suo lavoro, non lo ricomprerei, perché comunque non mi ha fidelizzata, cioè non ho pensato, ho trovato il deodorante della mia vita, ho trovato un buon deodorante ma non quello della mia vita. Quindi adesso abbiamo altri due prodotti per il bagno. Questi mi piacciono tantissimo, io li compro sempre, ce ne ho sempre una scorta anche nella versione mini da portarmi in viaggio sempre. Sono quelli di Brochet, il gel doccia concentrato, perché questo è un concentrato, quindi con un flaconcino del genere fate una pushata, vi lavate tutto il corpo e in teoria avete 40 docce da fare. Allora, qui abbiamo la profumazione mango e coriandolo, sì, buona, ma questa buonissima. Questa lascia il bagno, dopo vi fate la doccia, vi fate il bagno, uscite e sentite, ripassate per il bagno, sentite questo profumo buonissimo, che se ne è accorto persino Alberto, che mi ha detto: che bagno schiuma è? Perché è buonissimo. Ed è il Olive Petit Grain, quindi olio di oliva e petit grain. Adesso direi che abbiamo tutti i prodotti. Ah no, guardate che cosa ho qui.
una maschera, una mini taglia di maschera di Kiehl's per il viso all'avocado, la Nourishing Hydration Mask. Mi è piaciuta tantissimo, l'ho fatta due volte perché la confezione mini durava appunto due volte. Mi è piaciuta, se dovesse capitarmi, non so se fanno la travel size, no? Però non, se dovesse capitarmi la potrei acquistare perché mi è piaciuta veramente tanto. Capelli, shampoo, prodotti vari per i capelli. Partiamo da questo, Phyto Novatrix, questo è lo shampoo che io compro per Alberto, me l'avevano inviato, me l'aveva inviato Phyto un bel po' di shampoo fa, e è uno shampoo fortificante, energizzante, e è uno shampoo preferito di Alberto, quindi io glielo continuo a ricomprare perché quando lo finisce io lo metto in doccia e lui si trova benissimo con questo shampoo, mentre io ho finito per me questa combo qui di Yves Rocher. Yves Rocher era uscito qualche mese fa con tutta una linea di shampoo, balsamo e maschera, sì, c'è anche la maschera in tubo, con varie linee. Questa era la linea color, quindi quella adatta a capelli colorati, schiariti, insomma, danneggiati. E mi è piaciuto, devo dire che è una linea molto buona perché senza silicone, senza solfati, fatta in plastica riciclabile. Cosa abbiamo qui? Polpa di açaí e fruttani di agave. Mi è piaciuta, sono una combo che mi è piaciuta, devo dire non mi ha dato fastidio neanche a livello di dermatite, sapete, no? Che appunto dicevo che soffro di dermatite, quindi ci sono periodi in cui me la passo meglio, ci sono periodi in cui me la passo peggio, nei periodi in cui me la passo meglio quella non mi dà fastidio, perché alcuni shampoo devo stare molto attenta perché possono anche scatenarmela anche in un periodo di tregua. Quando ho dei periodi un po' più... Dicevo, quando ho dei periodi un po' più delicati, quindi voglio dei prodotti un po' più delicati, io mi sono innamorata di questa linea, che è del gruppo Arbor, quindi il gruppo Phyto Relax, si chiama Intra, la natura dentro. A livello di inci è buonissimo, plus flacone riciclato, insomma, tutto bello, tutto verde. E questo è l'olio shampoo biologico sebo normalizzante per capelli grassi, da normali a grassi. Per cute sensibili e lavaggi frequenti, mi sono trovata benissimo, devo dire veramente veramente bene. L'ho provato e l'ho messo a dura prova in un momento di dermatite e bene, non mi ha infuocato la testa, la cute. Altro prodotto che ho usato e mi è piaciuto è questo prodotto dell'antica erboristeria. No, rido perché io questa linea la usavo al liceo, quando ancora i flacconi erano in vetro, ve li ricordate? Si svitava il tappo, mentre adesso il flacone è in plastica e si apre così. E usavo sempre quella alla camomilla. Invece ho trovato questo shampoo, ho detto ok, proviamolo. Ho avuto un momento revival davanti allo scaffale al supermercato ed è quella all'ortica per capelli grassi. Ho avuto un periodo in cui veramente mi si sporcavano i capelli molto facilmente. Magari perché indossavo sempre il cappello, non lo so, comunque mi si sporcavano facilmente. L'ho provato, ho detto dai, proviamo questo. Mi è piaciuto tanto, ragazze, davvero. Se avete i capelli grassi e cercate comunque uno shampoo abbastanza delicato, io non mi sono trovata male, anzi, mi è piaciuto molto. Ho finito lo shampoo, mamma mia, non ce la facevo più, non comprerò mai più flaconi così grandi, non ce la faccio. I formati maxi, corta, teneteveli. Di Natura Siberica. Avevo preso lo scrub per la cute, lo shampoo e la maschera allo livello spinoso. Adesso questo è scritto in tutte le lingue perché l'ho comprato su Amazon. Allora, è una linea che mi è piaciuta. Lo scrub per la cute mi è piaciuto tanto, è molto delicato. Non come il mio preferito di Medavita, però fa il suo lavoro. Cioè, se cercate uno scrub per la cute, va benissimo. La maschera è molto molto ricca, cioè veramente super ricca. E lo shampoo mi è piaciuto, non mi ha dato fastidio, quindi è una linea che devo dire per me, per i miei capelli, è promossa. Poi ho finito due prodotti di styling. Allora, abbiamo un prodotto di Aveda ed è il Thickening Tonic, praticamente uno spray da applicare sui capelli umidi prima della piega e sulle radici. Quindi io lo shakeravo, fate finta che ho i capelli umidi, e facevo tutto, lo mettevo proprio dove volevo più volume, perché va a dare più corpo e volume. L'unica,
Ci ho messo tantissimo a finirla, da tanto che ce l'ho, perché lo posso usare solo quando non ho la dermatite, quindi non ho una la cute desensibilizzata, comunque sensibile, perché altrimenti mi brucia. Quindi non lo ricomprerei, perché adesso, avendo fatto insomma pace con questa cosa, non mi va di tenere un prodotto per tantissimo tempo e di usarlo solo una tantum, quindi va bene. Per farvi capire a cosa assomiglia un pochino di più, avete presente il thickening spray di Bumble & Bumble? Quello veramente super volumizzante, ma anche questo. Proprio da mettere sulle radici per avere più volume. Poi ho finito un prodotto di WE Hair Care. Questo l'avevo comprato in un kit insieme a un altro prodotto che è il Wave Spray. Comunque, questo è il Texturizing Hair Spray. Allora, quando capite come utilizzarlo, è un prodotto top. Come si utilizza? Si utilizza per dare tantissima texture ai capelli. Non li appesantisce, ha un profumo buonissimo, ma serve proprio come spray texturizzante, quindi soprattutto alle radici o quando fate il ferro. Cioè, io quando faccio i capelli mossi con il ferro, cosa facevo? Solo le lunghezze, poi le andavo, prima di aprire i capelli, quindi facevo tutti i boccolini, spruzzavo questo una volta sui capelli freddi e poi me li aprivo proprio così. Questo movimento faceva sì che il boccolo diventasse tutto fluffuoso, volumizzato, meraviglioso. Però sono arrivata a metà flacone prima di capire come usarlo. Quindi se ce l'avete e non l'avete utilizzato, fate così. Ragazze, in questo bellissimo sacchettino molto fashion della farmacia, tutti i prodotti make up. Eccomi. Allora, iniziamo dai mascara. Ce ne abbiamo tantissimi. Facciamo che i mascara, siccome sono tanti, li lascio per ultimi. Primo prodotto, Cipria, si chiama Pressed Powder di Wet n Wild, della linea Photo Focus. Avevo usato anche il fondotinta, bocciatissimo, non mi è piaciuto, mentre la Cipria mi è piaciuta. È la numero Warm Light, il nome, la colorazione Warm Light. Mi è piaciuta tanto, non la riesco a finire perché questo pack si è distrutto e mi sporca sempre tutto, quindi io odio la postazione trucco sporca e quindi a malincuore la sacrifico, anche perché ho delle altre cipre che devo finire, quindi vabbè. Però mi è piaciuta tantissimo, molto molto molto. Non è una cipria che secca la pelle, non è una cipria, è una cipria fissante, anche un po' levigante. Non è una matte, quindi non avete quell'effetto polveroso sul viso, comunque troppo secco. È una cipria, secondo me, adattissima a una pelle anche secca, perché non va a seccarla. Quindi mi è piaciuta, purtroppo finita così. Correttore, ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ve lo ricordate questo? Se non ve lo ricordate, andatevi a vedere il video dedicato a Charlotte Tilbury. Questo è il Magic Away Liquid Concealer, odioso pack, soprattutto per questa spugnetta. Comunque è finito, gira vuoto, ce lo fa fino all'ultima goccia. Allora, si sporca tantissimo, come potete vedere. Allora, non c'è tantissimo prodotto secondo me dentro. Quanti ml sono? Allora, la mia colorazione intanto è la numero 3, Fair. 4 ml di prodotto, un po' poco, costa un bel po', secondo me questo packaging ne spreca tantissimo, perché comunque, finito da una vita, comunque resta tutto, cioè si spreca un sacco di prodotto. La spugnetta non la trovo comoda per applicare il prodotto e comunque non la utilizzavo, cioè mettevo il prodotto sulla mano e poi distribuivo con le dita o con la spugnetta, il beauty blender. Non vi posso dire che è bocciatissimo, però ha una serie di no, di contro, che non mi fanno propendere per l'acquisto nuovamente di questo prodotto, quindi col senno di poi dico no, però uno le cose le deve usare per capire. Ho finito questa matita sopracciglia di Dior, questa è la Dior Show Brow Styler, la matita universale con lamina retraibile,
lo spazzolino dall'altro lato, una matita che mi è piaciuta, mi è sempre piaciuta tanto, ne avevo usate già altre, sempre uguali, quindi per me è un prodotto promosso. Ho finito un prodotto di Chanel, strano, ho finito una matita occhi, questa era la Silo You Waterproof nella colorazione 987, questa colorazione Or Blanc, praticamente oro bianco, vedete? Ce l'ho fatta, era un bellissimo punto luce, vedete, fa il gioco, sì, insomma bellissima proprio per andare a delineare sotto l'arcata sopraccigliare, all'interno dell'occhio, qui sull'arco di Cupido. Era una matita, era una colorazione uscita in edizione limitata tanti anni fa, magari l'hanno riproposta negli anni, o magari adesso c'è un'altra che non si chiama così, non ha lo stesso numero, ma è molto simile. Comunque, in generale, io ne ho tante di questo genere di matite qui di Chanel, a me piacciono moltissimo, e pur avendo avuto tanti anni di onorato servizio, fino all'ultimo è rimasta perfetta, non la mina, non si è seccata, non si è spezzata, niente, quindi per me restano comunque valide come matite. Ho finito una Pillow Talk, la mia matita preferita è quella che ho anche su, oggi ho su solo la matita labbra, di Charlotte Tilbury, la Lip Cheat nella colorazione Pillow Talk. Tra l'altro vi avevo fatto anche un video dove vi facevo vedere tutti i dupe di questa matita perfetta, che vi lascio nelle schede, e invece se andate su Instagram, nelle cartelle in evidenza, proprio recentemente ne avevo trovata un'altra che vi avevo lasciato poi nella cartella in evidenza make-up. Adesso io non me la ricordo, io ho dei vuoti cosmici nella mente, andate a vedere lì per sapere qual era. E poi tutti i mascara. Allora, partiamo dalle mini taglie. Charlotte Tilbury, cosa positiva dell'ordine fatto sul suo sito è che appunto voi potete scegliere le mini taglie. Io avevo scelto i due mascara, il Legendary Lashes e il Full Fat Lashes. Allora, questo ve l'avevo già detto, ma ve lo ripeto, il Legendary Lashes, a vederlo così, ha la spazzola che piace a me, ma non l'effetto che mi piace, ma ha un effetto un po' più spider, un po' più, non lo so, non mi piace, mentre l'effetto che mi piace ce l'ha il Full Fat Lashes, anche se ha una spazzola cicciottella che non è tra le mie spazzole preferite. Dovessi, in una remota possibilità, acquistarne uno dei due, Full Fat Lashes, veramente un bel effetto. Altra mini taglia finita, proprio finita, finitissima fino all'osso, mi è piaciuta un sacco, acquistata su Cult Beauty, è la mini taglia del mascara Caution di Hourglass. Questo mascara è stato con me per tantissimo, ha tenuto botta fino all'ultimo. Ancora ho utilizzato lo spazzolino con altri mascara che non mi piacevano, perfetto, effetto pulito, ventaglio, separato ma ordinato, un po' come sapete che piace a me l'effetto delle ciglia, mi è piaciuto tantissimo, difficilino è da struccare, ma con un bifasico passa la paura. Bocciato, con 8 O finali, il Kush Mascara di Milk. Comprato per fortuna in mini taglia, una mini taglia pesantissima, perché questa è la spazzola non mi piace, e nemmeno l'effetto del mascara. A parte che, no. Proprio per me è un bocciato, non mi piace proprio, cioè non ha niente, non riesco a trovare una cosa che mi piaccia di quel mascara. Passiamo a tre mascara full size, poi abbiamo finito, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Essence Lash Princess, quello viola, mascara che vi avevo promosso già tantissimo tempo fa, applicatore pulito e incurvato in modo che riesca a mantenere bene e a curvare le ciglia, dare una bella piega alle ciglia, mi è piaciuto, costa una fesseria, quindi io quando capito e lo trovo e trovo uno stand Essence negli OVS pulito, ordinato e non in preda a, non lo so, io questa cosa non la riesco a capire, io non capisco che cosa passi nella mente del cliente tipo che va da OVS a insozzare tutto.
sembra che sia passata una mandria di bisonti. Perché? Cioè, è difficilissimo, a volte non riesco a comprare il mascara perché li hanno aperti tutti, tutti. Altri due mascara. Buonissimo, buonissimo, uno dei mascara high end, quindi un po' più carico, provato negli ultimi mesi e che mi è piaciuto tantissimo, full size, Dior, Pump and Volume, quello classico, il primo uscito. Voi dovevate premere, si caricava. Guardate, questo è il pennello che piace a me. Guardate com'è rimasto pulito, nonostante i mesi di utilizzo. Effetto super wow, bellissimo, non ho niente da dire. E poi, vabbè, questa è una certezza perché nei momenti di crisi e di sconforto, quando non si trova un mascara decente in giro, oppure quelli che sto provando non mi piacciono, io faccio l'acquisto, spendo questi 10 euro ben spesi e ricompro il Ciglia Sensazionali di Maybelline. Non so che dirvi, sto mascara non delude mai. Applicatore anche qui che mi piace, quindi punto numero uno. Incurvato, quindi riesce a piegare e a lavorare bene tutte le ciglia. Effetto ordinato, mascara eterno perché dura una vita, non perde un colpo fino all'ultimo giorno in cui dite ah, è proprio finito, però non fa grumi, non, niente. Dalla formula all'applicatore è bellissimo. Quindi questa è il mio, la mia coperta di Linus per le ciglia quando capito nel couche di Milk. Vabbè, avevo conservato anche queste cose qui, me le faccio vedere comunque. Sono tutti prodotti che uso per le unghie e sono tutti qui, Non so se vi possa tornare utili, i pads di Passione Unghie, i miei preferiti, parlando di unghie, ricostruzione, eccetera. E poi tutti i vari cleaner finiti, quello di Charm, no, quello di Karma Nail, sì. Quello di Passione Unghie è il mio preferito, il Fresh Pure, per disinfettare, comunque igienizzare, anche questo è il mio preferito. Basta. Ragazze, abbiamo finito. Spero che con la durata, io adesso non so quanto è lungo il video, ma spero un po' di essermi fatta perdonare per l'assenza di questi mesi. Ci vediamo nei prossimi giorni. Ci teniamo compagnia a vicenda.